Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, Chaos of the Corrupted Tower Brutal, in questo caso piano B28, che devo dire ho trovato abbastanza semplice. È vero che la mia run è un po' disastrosa verso la fine, perché praticamente mi muoiono Cloud e Zack, ve lo spoilero, tanto non c'è nulla da nascondere. E mi muoiono Cloud e Zack e alla fine metto l'acceleratore per far dare gli ultimi colpi praticamente a Matt. L'importante però è che ce lo siamo portati a casa, e direi che quindi il setup che vi consiglio di utilizzare è il mio stesso setup. Un setup dove abbiamo Zack e Cloud che comunque fanno da DPS, Matt invece al solito fa da supporto. E veramente c'è pochissimo da dire. Lo scontro di per sé non è troppo complesso anche come meccaniche. Il boss carica gli attacchi molto lentamente, quindi avrete comunque il tempo di buffarvi, avrete il tempo di debuffare, quindi non ci sono grosse meccaniche da imparare come magari da altre parti, quindi basta picchiare forte e siamo a posto. Cloud è il primo DPS, 13.000 HP, quasi 5.000 punti in attacco e 155 punti in Magic Defense. Bisogna dire che il boss in questione, ovvero il Gallanbaluar Arcana, fa due attacchi precisi tuono magici veramente forti, però una volta superati quelli non c'è grossa, diciamo, non c'è grossa paura, tra virgolette. Quindi potete pompare la difesa magica, potete pompare anche la difesa fisica, che comunque vi servirà soprattutto verso la fine. Però devo dire che, fondamentalmente parlando, il combattimento non è stato difficile. È anche vero che io sono messo abbastanza bene in questo fight perché possiedo tante armi OB10 che comunque sfrutto, quindi ho la possibilità di avere un buon vantaggio. Tutte le materie in questo caso pompano Magic Defense, infatti arriva a 155, che è più che sufficiente, e come sub weapon invece potenzio l'attacco fisico fuoco, HP abilità fisica, e poi le armi di Leviathan sono praticamente perfetti perché boostano difesa magica e resistance al tuono, quindi resistenza al tuono. Per quanto riguarda invece Matt, abbiamo come sempre la centipede come arma principale, successivamente l'X-Shot, che sarebbe la Slick Beetle, come arma secondaria per abbassare l'attacco fisico del nostro avversario subito, anche perché Cloud con la bandage mi dà praticamente difesa magica, quindi è Cloud che si occuperà della difesa magica, mentre Matt si occuperà invece della difesa fisica, delle cure e del debuff fisico. Quindi buono questo incastro praticamente tra i due personaggi, che mi consentono di giocare un po' più leggero di ATB dividendosi i ruoli. 3700 in healing, che è veramente buono, e 193 di Magic Defense, che è assolutamente perfetta. 130 di difesa fisica, che fa il suo lavoro, e 13.000 HP, che sono più che sufficienti. Sub weapon con HP buff debuff extension, attacco magico potenziato per tutti e healing, e poi difesa magica potenziata per tutti e Thunder Resistance. Thunder Resistance qua ve la consiglio perché appunto il Gallanbaluar effettua appunto degli attacchi di tipologia tuono, quindi se li riuscite ad assorbire è meglio. Zack invece, anche lui difesa magica 193, 4700 di attacco magico grazie anche al buff di Matt, però solo 12.000 HP. Sono comunque pochini rispetto alla, diciamo, all'attacco fisico che poi farà verso la fine, che è una sorta di furia omicida con 5 colpi che effettivamente parlando fanno male. Quindi aumentare magari la difesa fisica potrebbe essere un'idea, però se riuscite ad arrivare come me praticamente alla fine, facendo danni e facendo morire quei personaggi all'ultimo, potrete anche evitare. Summon di Bahamut Ifrit, mentre invece Cloud summon di Ifrit, e immette invece la limit di livello 3 per cancellare i buff che poi il nostro avversario si metterà prima di sferare appunto i suoi mega attacchi. Sub weapon, guanti di Bahamut di Tifa, quelli free ovviamente, farmabili, che danno difesa magica HP, Electro Cannon e Salambrella per incrementare il più possibile attacco magico e ability magica, perché purtroppo equipaggiando nella main hand la spada
diciamo limit break, purtroppo non riesco a pompare a sufficienza l'attacco magico. Come arma secondaria invece Twinkling Star, per abbassare l'attacco magico e al tempo stesso ridurre la difesa fisica, anche se il nostro avversario è immune alla riduzione di difesa fisica, quindi mi serve solo ed esclusivamente per abbassare l'attacco magico, e anche perché comunque ha refined HP e quindi sinceramente ne approfitto e vado ad utilizzare la refined HP. Non c'è altro da dire, è un setup che comunque mi gira veramente benissimo, come sempre ho giocato in auto, quindi sto facendo tutte le prove in auto proprio per testimoniare il fatto sia che l'auto in realtà non è così malvagia, e anche per dimostrare appunto che sapendo costruire i team giusti si può andare lontano, senza necessariamente bisogno di fare chissà quali salti mortali. Detto ciò, vi lascio alla run e io vi aspetto alla prossima. Eccoci qua con la run commentata, anche se in realtà non c'è tanto da commentare in questo combattimento. Direi che come fasi è forse uno dei più semplici in realtà. Bisogna ovviamente proteggersi, per esempio questo è il primo attacco charge che può effettivamente fregare, però il boss è più forte dal punto di vista magico che fisico, quindi comunque sia non mi ha shottato, mi ha tolto comunque la resistenza fisica, ma io con la centipede comunque la recupero. Qui inizia praticamente il primo attacco, quello serio. Infatti qui la cosa buona è che con Cloud metto la difesa magica e con Matt invece mi fullo praticamente tutti. Quindi veramente veramente comoda questa cosa, e mi ha permesso di sopravvivere, anche perché come notate non ho subito neanche tantissimi danni grazie alla resistenza magica e soprattutto alla resistenza a tuono che ho praticamente messo a bene o male tutti i personaggi. Una volta superato questo attacco praticamente dobbiamo difenderci nuovamente, perché ne caricherà un altro subito dopo, quindi qua sto subendo comunque un po' di danno, faccio anche io nel frattempo un po' di danno, mi curo perché commetto comunque un'ottima percentuale di healing, quindi riesco a curarmi molto molto bene. Per quanto riguarda ovviamente questa fase di intermezzo, per il momento si va abbastanza tranquilli. Matt all'occasione può fullare appunto il single target quando viene preso di mira da attacchi molteplici, e qui sono praticamente in attesa. Nel momento in cui sono in attesa, lui carica nuovamente l'attacco elettrico e quindi di conseguenza io ho tutti fullati, quindi sto a posto, non ho nessun tipo di problema. Cloud effettua prima un attacco normale e poi successivamente mi mette la barriera magica, e quindi posso tranquillamente tankare anche il secondo electrocute, e come potete vedere non mi fa particolarmente male, fortunatamente non mi fa praticamente nulla. Rimango comunque con HP verdi, non scendo neanche ad HP rossi, quindi è molto più semplice ripristinare le cure. Una volta passato nella fase d'attacco, inizio ad utilizzare le summon Bahamut, Ifrit che mi consente di fare più danni fuoco, e poi successivamente Ifrit che ovviamente potenziato mi fa ovviamente più danni, senza considerare il fatto che i miei personaggi ovviamente con i loro attacchi fanno più danni. Purtroppo delle volte si sono incastrati male con lo switch in difesa, e quindi ho fatto un po' meno danno. Questa è una cosa che comunque si può correggere prestando un po' più di attenzione. Fase a sigilli che è fastidiosissima, perché praticamente si subiscono danni mentre si tentano di spaccare i sigilli, quindi come potete notare io praticamente sto buttando giù i vari sigilli, però al tempo stesso sto subendo danni, sto cercando di breccarli il prima possibile, anche perché lui nel frattempo infame ti attacca, quindi in questo caso rischio un pochettino. Poi non, ecco qui praticamente Zac ha rischiato praticamente di morire, faccio una cura di emergenza, subito dopo cura con appunto la centipede, mi riporto su e qui va bene, abbiamo superato questa fase. Questa dei sigilli è probabilmente la fase più fastidiosa di tutto l'intero combattimento, quindi una volta superata questa fase non ci sono problemi e non ci sono pericoli fino alla fine, anche perché poi il boss alterna attacchi fisici con attacchi magici, e lì sta a voi ovviamente proteggervi o dall'attacco fisico o dall'attacco magico.
Come notate, il combattimento c'è praticamente un susseguirsi sempre degli stessi attacchi. Quindi, una volta che voi avete imparato il pattern, una volta che voi avete imparato appunto quello che dovete fare, non c'è problema. Ora, in questo caso, fa l'attacco singolo. In questo caso, Jolt, che è l'attacco singolo, attacco magico, però sempre di tipologia tuono. In questo caso, targetta Cloud, ma non c'è problema. Cloud è ben disposto a subire questo danno. E fa comunque male, fa comunque male perché tra difesa fisica, cioè scusatemi, tra difesa magica, debuff a meno 3 e tutta la resistenza che ho mi ha comunque lasciato a 5000. Quindi fa comunque dei bei danni, il boss, bisogna sapersi difendere bene. Qui adesso invece incomincia la seconda fase. Seconda fase dove noi facciamo più danni, ma anche lui a sua volta ci fa più danni. Quindi dobbiamo fare un po' più di attenzione. Il fatto che noi riusciamo a fare più danni mi aiuta sensibilmente perché perde difesa fisica e difesa magica, quindi noi riusciamo a picchiare come se non ci fosse un domani. Con Matt cerco sempre di curare e di tenere alto il buff di difesa fisica più 3, proprio perché come potete notare lui continua sempre con queste codate AOE a fare danni e dare fastidio fondamentalmente. Quindi devo necessariamente gestire la situazione. Qui invece purtroppo succede una cosa che non avevo previsto. Tra l'altro, questa è stata la mia prima volta che ho affrontato il boss, cioè è stata la mia prima run, non l'ho rifatto più volte per imparare i pattern. Ho fatto il team e sono andato all'attacco proprio per vedere come funzionava questa battaglia. E in questo caso ho abbasso l'attacco fisico più che posso. Qui purtroppo la difesa fisica non mi resta alzata a 3, che mi avrebbe fatto sicuramente comodo, probabilmente. Quindi l'attacco è molto lento, quindi volendo ci si può buffare per bene. Io qui ho detto va bene, attacco meno 3, mi buffo con 2 stack, comunque con 2, con un più 2 di difesa fisica, dovrei sopravviverci. E invece purtroppo, come potete notare, i danni sono stati molto più alti rispetto a quelli che potevo prendere. Qui comunque con una difesa forse a livello 3 sarei riuscito a gestire la situazione con Cloud o comunque magari aumentargli leggermente l'attacco fisico e la difesa fisica, ma non lo so, secondo me con un più 3 sarei riuscito a sopravvivere. Qui invece adesso rimango praticamente solo con Matt e Zac. Se fossi rimasto forse solo con Cloud e Zac sarebbe stato meglio, non ne ho idea, anzi forse no, perché non mi sarei potuto curare, quindi va bene così. Qui come potete notare, ho sbagliato anche a pigiare, ho messo di nuovo l'attacco fisico a meno 3 che non mi serviva perché lui già è debuffato. Io nel frattempo con Matt curo, con Zac continuo a fare danni e praticamente vado così ora fino alla fine. Vado così avanti fino alla fine perché il boss successivamente mi farà un altro attacco di quello single target fisico nei confronti di Matt, solo che Matt riesce a sopravvivere. Perché aveva comunque un po' di difesa fisica in più rispetto a Cloud. Quindi ecco qua, vedete, lui ora entra in rage, parte appunto con l'attacco wild, quello selvaggio. Io con Zac mi potenzio un pochettino i danni di tipo fuoco. Io utilizzo la limit di Matt per eliminare subito il buff di attacco fisico dell'avversario, in modo tale che adesso io posso in un qualche modo debuffarlo e portarlo a meno 3. E poi successivamente portare la mia difesa fisica a più 2. Ora, in questo caso cerco di mantenere tipo il buff a più 3, cosa che purtroppo non riesco perché letteralmente non riesco. Debuffo a meno 3 l'attacco fisico del mio avversario, rimango a più 2 come difesa, rimango a più 2 come difesa fisica. E Matt fortunatamente mi riesce a sopravvivere, anche perché forse, anzi, anche perché come ho detto prima, lui aveva un po' più di difesa fisica rispetto a Cloud, quindi già anche un 130-140 probabilmente di difesa fisica andrà più che bene per farlo sopravvivere anche con un più 2 solo di difesa fisica. Una volta sopravvissuto Matt, ovviamente il boss rimane stunnato per un po', quindi altri danni gratis che si aggiungono. Io con Zac continuo a picchiare senza problemi, non debuffo neanche più perché non ce n'è bisogno letteralmente. Con Matt continuo a curare, continuo ad alzare le difese per questi attacchi,
fisici fastidiosi che però possono essere gestiti tranquillamente. E come potete vedere con Zack, praticamente la mia è stata una battaglia di pazienza, di resistenza, dove sono andato avanti a fare sti piccoli danni a poco, quindi non c'è nient'altro che effettivamente qua bisogna dire o bisogna commentare. L'unica cosa che poi ovviamente si vedrà alla fine di questo combattimento è che Zack verrà targettato appunto dal boss, verrà shottato e Matt con un paio di ruin riuscirà comunque a fare gli ultimi danni e fortunatamente farmi chiudere questo combattimento. Sicuramente l'avrei riprovato magari con Cloud un po' più pompato fisicamente e non avrei avuto problemi. Quindi qua lo sto facendo, cioè mi sono andato avanti semplicemente perché non volevo resettare la run ormai a uno sputo di vita. Quindi ho detto va bene, cerco di attaccare il più possibile con Zack e in teoria dovrei riuscire comunque a gestire i danni poi rimanenti magari con Matt, se ci riesco. Anche se ci ho tentato in realtà di salvare Zack, perché come potete vedere io praticamente ho messo il meno 3 all'attacco fisico suo, ho messo cioè meno 3 all'attacco fisico più 2 alla difesa fisica, ho detto boh, non mi ricordo quanto ha Zack di difesa fisica, quindi forse ci sopravvive, e invece no, neanche Zack sopravvive. Però prima di morire ha dato l'ultimo colpo che come potete vedere ha lasciato praticamente il boss a uno sputo di vita. Quindi io mi metto a fare le ultime ruin cercando appunto di fare gli ultimi danni, aziento ancora un po' e poi finalmente accelero perché ho detto vabbè, ormai qua il boss è morto, sti cazzi, e come potete vedere praticamente l'ho buttato giù. Questa sfida, devo essere onesto, è stata più semplice rispetto anche all'Iron Giant, ma ogni sfida di Ever Crisis è facile o difficile sempre in base ai vostri setup, quindi più siete forti e più giustamente la sfida è semplice. Io qui avevo tante armi da poter sfruttare che erano forti, veramente forti, quindi mi è andata molto bene. Detto ciò, io non so se riuscirò a continuare perché il prossimo boss è molto particolare, quindi non so se riuscirò effettivamente a farcela, però ci proviamo. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.